no one's making a fuss. There's no glass ceiling to break. Uh-huh, there's money to make. And now it's time to speed it up, cause I can't move at this pace. Seconda giornata di Serie A, team Stadio Olimpico, Roma contro Juve. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here for a bitch. It's hard for a bitch. It's hard. Indietro per Pjanic, palo. Si diventa un assist per Dzeko, era di rigore. Dzeko, Buffon! Va Pjanic! 1-0 a Roma! Che non riesce a controllare, riesce a crossare per Dzeko, che prende posizione. Dzeko! 2-0 Roma! Un gol d'attaccante vero! Ancora Pereira cerca di Dybala! La Juve ancora viva, a tre dalla fine. It's hard out here for a bitch. It's hard for a bitch. Siamo in intenzione di giocare più o meno la partita che abbiamo giocato l'anno scorso, nello scontro diretto. Quest'anno è stato inverso, perché l'anno scorso sulla condizione di terra ci abbiamo fatto gol, quest'anno sulla condizione di terra ci abbiamo perso. Ho messo un po' troppo, che non doveva succedere, a 10 contro 11, poi a 2-0, dovevamo gestire molto meglio, ma stasera è vero che dall'inizio fino alla fine siamo stati superiori, siamo stati più bravi e abbiamo meritato questa partita. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing, tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. Dallo stadio Olimpico di Roma, il derby numero 143 della capitale tra Roma e Lazio. Dzeko! Soluzione potente centrale e la Roma sblocca il match. Ok Felipe Anderson tra le linee, tunnel su Van Carlo, il brasiliano che spacca in due la traversa. La profondità Cervinho, gran controllo Cervinho, Dzeko sul fondo di niente. Nengola vede la porta e colpisce il palo. Occhio a Cervinho, ancora cambia passo, Cervinho! Raddoppio della Roma!
per Parolo. Posizione regolare, Parolo con il sinistro. Ancora Keita, lo vanno a cercare ormai i compagni, perché un altro passo, lascia lì Toro Zidis. La squadra non ha mancato di voglia, la squadra ha commesso qualche errore e l'ha pagata caro prezzo. Anticipo della 28esima giornata di Serie A Team, Stadio Olimpico, Roma contro Fiorentina. In area di rigore va sul sinistro Ilicic. La posizione regolare in mezzo c'è il Sharawi, cercato e trovato Stefano El Sharawi. Roma avanti al minuto 22. Ancora Salah, prova il sinistro, deviato Mohamed El Salah, raddoppio Roma. Perotti, palo! Passone in copertura, Sharawi in area di rigore, il cross dentro per Perotti, 3-0 Roma! Va Ilicic! La Fiorentina prova a rientrare nel match. Fix, cause we can do it in the mix. Now if your man gives you trouble, we'll be in there on the double, guaranteed that we'll be hitting for six. Come on, yeah. In area di rigore Salah, piazza al sinistro, doppietta per Salah, 4-1 Roma. Totti! Che brivido per la Fiorentina! Noi c'è da continuare così per non permettere a questi di stasera di recuperare questi tre punti, perché questi sono una grandissima squadra. Me all the time, he calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Stadio Olimpico, 31esima giornata di Serie A Team. Benvenuti a Lazio Roma. Cross per il colpo di testa di El Sharawi! Stefano El Sharawi! Al minuto 15, la Roma avanti! Pjanic, zona tiro! Janice! Palo! Oh, I lie here in the wet path.
crash in the middle of the bed. I'm feeling pretty damn hard done by. I spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, e c'è Florenzi, le cross per Salasso, solo sinistro. Perotti da lontano, il palo e poi il cieco, deve solo spingere in porta, la palla del 2-0 Roma. Il cross per Parolo che va a saltare, poi Hunt sul palo, figlia della bandierina per Klose, colpo di testa, traversa, sceglie un altro cross per Klose di testa e poi Parolo, e ancora viva la Lazio. Keita, trattonato, poi la conclusione di Florenzi, che trova l'angolo giusto, 3-1 Roma. Viene in fondo Perotti, calcio con il sinistro, il pocket della Roma, c'è anche la firma di Diego Perotti. Per non avergli fatto giocare Francesco. Reagire al blackout di Bergamo e difendersi dall'attacco dell'Inter. All'Olimpico la Roma non può sbagliare per tenersi stretta la poltrona Champions. Per Martinez, il controllo, il palleggio, Martinez alto sulla traversa, Belotti guarda la porta, calcia Belotti, palo, fa Belotti il gallo, Belotti fa 1-0. Nainggolan può calciare, Nainggolan! Fadelli! Palla che gira, secondo palo, lo stacco di Manolas! E c'è il pareggio da parte della Roma! These prisoners don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Peres, uno sguardo al centro, il cross che passa e c'è il 2-1 da parte di Joseph Martinez, dimenticato dalla difesa della Roma nel cuore dell'area. Matte Pjanic, palla che arriva, una deviazione, secondo palo, Totti! Ancora! Ancora! Francesco Totti! La sua rincorsa va a Totti, Fadelli intuisce, faccia il gol del 3-2, quando scende la notte per la Roma a portare la luce sempre Francesco Totti.
il sipario sulla Serie A 2015-2016 a San Siro, sarà partita vera tra Milan e Roma. Se ne va Salà, area di rigore, col sinistro incrocia, troppo largo, pallone sul fondo. Salà se ne va, area di rigore, col sinistro e stavolta non sbaglia. 19 minuti, il vantaggio della Roma con Mohamed Salà. El Shaarawy, controllo col vento e fanno due. Il gol dell'ex, non esulta Stefan El Shaarawy. La battuta con destro, pallone deviato e grandissima risposta con la mano di Ricciardo. Cross, il colpo di testa di Onda, il miracolo di Szczęsny. Cerca di saltare l'uomo, il colpo di tacco per Salah, col mancino la prova, la risposta di Donnarumma, il tap-in di Emerson per il 3-0 Roma. Cerca il cross, Bacca e riesce a metterla in porta, dopo la prima respinta di Szczęsny, il 18° centro in campionato per Carlos Bacca. La Roma è una buona squadra, la Roma è una buona squadra che se riesce a fare ancora quei due o tre passettini è una squadra che può confrontarsi con chiunque, può fare risultati, può